avevamo, insomma, per quanto riguarda l'ambiente, qualche piccola differenza. Diciamo che lui aveva ormai già capito a livello, no, a livello globale che l'ambiente, insomma, appunto, e mo con il senno di poi, no, con quello che c'è stato, il clima e tutti i cambiamenti, l'importanza che avrebbe assunto. Noi invece lo vivevamo ancora come un problema locale, legato alle tematiche locali, e quindi c'erano, no, delle piccole divergenze sulla gestione dell'ente parco, insomma. Però, ecco, ripeto, con il senno di poi penso che lui lo avesse capito prima, insomma, questa necessità. Quindi sono contento che lo troviamo su questo palco, anche se lui è uno che ha frequentato Pescasseroli per molti anni, poi, no, nel 96, nel 75esimo anniversario del parco, è stato uno dei relatori, la ricerca su Erminio Sipari, nel 10 anni fa è stato tra gli organizzatori dei 90 anni del parco. E ci sarebbe piaciuto che su questo palco ci fosse stato anche l'ente parco, però dei disguidi, insomma, un blackout dell'informazione ci ha portato purtroppo a un disguido, e quindi spero che ci saranno altre occasioni per avere un confronto, insomma, su questi temi. Ecco, io lascio la parola al professor Carlo Alberto Graziani. Anche lui, insomma, sempre nel mondo dei parchi, è stato presidente del Parco dei Sibillini, professore di diritto all'università. Anche Luigi è docente all'Università di Calabria. Diciamo, hanno una storia lunga quanto l'ambientalismo, ecco, non sono arrivati dopo, c'erano quando è cominciata la battaglia dell'ambientalismo. Grazie. Ma io ringrazio il Comune, e per il Comune Francesco Paglia, che ci conosciamo da tempo, da tanti tanti anni. Ringrazio Luigi Piccioni, che ha voluto che io presentassi questo suo libro. Direi che il motivo di questa presentazione forse è dato dal fatto che io mi occupo di parchi da oltre 50 anni, e tra l'altro, appunto, sono stato presidente del Parco dei Sibillini, ma dove la mia esperienza di presidente del Parco dei Sibillini nasce dall'esperienza che ho vissuto insieme a tanti altri qui nel Parco d'Abruzzo. Vorrei fare una domanda retorica a chi è qui presente: ma voi sapete qual è la storia di questo territorio e di questo parco? Quelli che abitano in questi luoghi, in questi paesi, sanno bene che sono nel parco, che il parco ha portato dei grandi vantaggi, che si misurano anche nel rapporto con paesi vicini che non sono parco. Sanno nello stesso tempo che i problemi grossi, gravi di questi paesi nel parco e fuori del parco restano, problemi delle strutture sanitarie, delle strutture scolastiche, che continuano a imporre, soprattutto a chi ha ragazzi o anziani, a andare in altri luoghi. Mi rivolgo anche ai villeggianti, si diceva una volta. Oggi si dice vacanzieri, ma è un termine orribile, e direi che è un termine brutto anche quello di turista, perché omogeneizza. Il turismo è uguale dappertutto. Direi i visitatori del parco, cioè quelli che vengono a vedere il parco, ma sanno qual è la storia di questo territorio? Ora, credo che un po' tutti sappiano che questo territorio per secoli è stato caratterizzato dalla pastorizia, dalla transumanza. Qui in questi luoghi era la transumanza verso la Puglia,
ma che è una storia comune a tanti altri posti italiani. La transumanza, la pastorizia caratterizzava la gran parte dei luoghi nelle Alpi e negli Appennini e anche nel sud dei paesi interni. Ma non sanno che cosa è questo territorio oggi, come si è arrivati oggi al parco. Ecco, questo libro che oggi presentiamo dà una risposta. Io credo che l'interesse di chi è presente, proprio perché vuole, mi auguro, vuole ascoltare una risposta a queste domande. Qual è la specificità? Il parco si chiama, il libro si intitola 100 anni di parchi, scritti di storia delle aree protette italiane. Che cosa sono questi 100 anni di parchi? Nella copertina ci sono due parchi. Parco Gran Sasso, il parco del Gran Paradiso e il Parco Nazionale d'Abruzzo, che sono i due parchi che quest'anno, tra quest'anno e l'anno prossimo, tra la fine di quest'anno e gennaio dell'anno prossimo, compiono 100 anni. Ma che cosa sono significati questi 100 anni? L'autore è Luigi Piccioni, abruzzese, che come detto... Il microfono. Scusate, ditemelo perché io sono un disastro, eh? Abruzzese, nato a Vezzano, che ha, come ha detto Francesco, che ha vissuto molto in questo territorio, a Pescasseroli e nel parco, che si è formato come persona e come ambientalista, direi anche come persona in questo territorio, e che è diventato il più importante storico italiano dell'ambiente e comunque delle aree protette. Quando parlo di aree protette mi riferisco ai parchi, ma anche alle altre aree protette, le riserve, le aree marine protette, le oasi naturali. Oggi è professore all'Università di Cosenza, professore di storia economica, ha studiato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove abita, è vicepresidente della Società Italiana di Storia della Fauna e abbiamo qui il presidente Corradino Guacci, e ha scritto tanti saggi e libri. Potrei riferirmi ad alcuni, quelli che me lo hanno fatto scoprire come amico, no? Eravamo già amici, ma come storico, Il volto amato della patria, tradotto in inglese, che non ha fatto scoprire solo a me, ma per cui è diventato famoso e non solo in Italia. L'altro libro molto bello è Primo di cordata, Renzo Videsot, poi parleremo forse di Renzo Videsot. E il saggio per la storia d'Italia di Einaudi, lui ha curato la parte per la regione Abruzzo, sulla l'Abruzzo regione dei parchi. E ha in corso delle pubblicazioni importanti, una soprattutto è la storia delle aree protette italiane per il Mulino, più una storia sulle guardie del parco, ma anche sulle guardie del parco diremo qualcosa, del Parco Nazionale d'Abruzzo. A lui porrò delle domande, poi dopo le sue risposte mi auguro che ci siano domande e interventi anche di chi è venuto qui, ma prima vorrei fare alcune considerazioni. La prima considerazione la traggo dal titolo, Scritti di storia delle aree protette italiane. Sembrerebbe un'antologia, infatti viene chiamata spesso antologia, una raccolta di scritti. È una raccolta di scritti comparsi circa 25-30 anni, pubblicati in 25-30 anni, che però hanno, anche se la diversità dei titoli, la diversità degli argomenti, hanno una loro unitarietà. A leggere bene hanno una loro unitarietà e possiamo considerarla come storia di questi 100 anni. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, mi pare più importante, è che ci fa vedere come la storia delle aree protette non sia una storia secondaria di piccoli territori, seppure sparsi, seppure dal punto di vista si fanno i calcoli, quanto le aree protette misurano percentualmente, si parla del 10-15% del territorio italiano, comunque una parte minoritaria del territorio italiano. Ma questa non è una storia minoritaria,
ma è parte della storia nazionale, perché ci mostra il collegamento con il passato, la storia della transumanza, la storia della povertà e dell'uscita dalla povertà, è una storia nazionale e le aree protette si collegano a questa storia. E qui ci mostra i collegamenti concreti, questo è anche un interesse di questo libro, e qui inserisce la forza di valori antichi e nuovi, l'ambiente, la natura, i diritti fondamentali, il diritto alla natura è un diritto fondamentale che oggi viene scoperto, che la Costituzione recepisce con la modifica, la recente modifica, il diritto di partecipazione con tutte le difficoltà della partecipazione. E di qui l'importanza di questo libro, ci fa capire la nascita e lo sviluppo del movimento ambientalista, è la storia delle aree protette che ci fa capire come nasce e come si sviluppa il movimento ambientalista. E la parte significativa, a mio avviso, forse più significativa, è che in questa storia emerge il ruolo fondamentale e significativo che ha avuto l'Alta Valle del Sangro, questo territorio, il territorio che oggi è parco, nel costruire la storia dei parchi, che è la storia italiana dei parchi, non soltanto la storia di questo parco. Ce lo dice per tutto il libro, emerge da tutti i libri, dai vari racconti, come il Parco Nazionale d'Abruzzo, questo territorio, in particolare l'Alta Valle del Sangro, ma i territori anche limitrofi, io non voglio fare riferimento che più che positivo, faccio riferimento più che positivo anche a Molise di Corradino Guacci, ma anche le nuove frontiere, diciamo, laziali. Ebbene, questo territorio è stato fondamentale per la vicenda delle aree protette italiane, nell'insieme delle aree protette italiane, di quello che si dice sistema, non è ancora un sistema, forse non lo è mai stato, si auspica che diventi un sistema, certamente ci sono tante aree protette italiane che hanno avuto come riferimento fondamentale il Parco Nazionale d'Abruzzo, è veramente stato un laboratorio di formazione, di tutela, di sviluppo di persone, di coinvolgimento delle persone, e io credo che questo aspetto non deve essere dimenticato o sottovalutato dall'attuale gestione del parco. E poi voglio fare riferimento al metodo storico, leggendo brevissime righe dell'introduzione che fa il professor Piccioni, che io vorrei chiamare Luigi, anzi Gigi, perché è un amico. Qui fa convivere testi provenienti dalla ricerca e testi provenienti dall'impegno civico e politico. Una scelta, quello di unire scienza e impegno politico. Una scelta non frequente che molti vedono con sospetto se non con ostilità di fronte alla scienza pura, la purezza dello scienziato, e che guarda con sospetto le persone che si sporcano le mani e il cervello guardando la realtà concreta e magari operando per il cambiamento di questa realtà. Ma questa scelta ha caratterizzato tutta la mia scrittura, dice Gigi, di quasi 30 anni, perché ai miei occhi la ricerca storica offre basi imprescindibili all'impegno per la tutela ambientale, di converso l'impegno ambientalista offre domande e stimoli cruciali per la ricerca. Ed è un impegno che non è solitario. Il libro è solitario nel senso che l'autore è unico, ma l'impegno, questo impegno che è scientifico e che è politico nel senso alto del termine, non è solitario. È un impegno, diciamo, di movimento, può essere piccolo, in alcune fasi è stato più grande, ma che non è, che continua e che continua. E questo libro è espressione di questo impegno. Impegno di storici, come Lorenzo Arnone Sipari, che è qui presente, che è uno storico del territorio, come Corradino Guacci, che oltre a presiedere la storia della Società Italiana per la Fauna, è anche uno storico,
come di recente Liliana Zambotti, che non conosco, ma che dalle sue ricerche mi sembra una donna ricercatrice molto profonda, e come anche persone importanti, rilevanti, studiosi autorevoli, che hanno dedicato una parte del loro impegno anche alla storia, come Fausto Pedrotti, botanico, Franco Pedrotti, botanico. E allora mi rivolgo con alcune domande, a partire da un saggio, Il dono dell'orso. È uno scritto in cui lui esprime il suo stupore di ragazzino. Oh, grazie. È uno studio dell'inizio degli anni 70, quando lui non aveva ancora 15 anni. Perché si rende conto che qui a Pescasseroli, incominciando questa esperienza sul campo, si rende conto che gli animali del fondatore del parco, Erminio Sibari, e degli attuali gestori, gli attuali allora gestori del parco, non erano gli stessi animali a cui lui faceva riferimento. C'erano gli animali nocivi, che anzi dovevano essere abbattuti proprio perché erano nocivi. Di fronte a una visione completamente diversa, anche prima Francesco ne accennava, a questo cambiamento di ottica. E che alcuni di questi, come l'orso, erano stati oggetto di doni, venivano donati, ci spiegherà che significa donati. E scusatemi questo accenno autobiografico. Però questo stupore me lo ha reso vicino, questo suo stupore, perché mi ha fatto pensare a 20 anni prima, questa è la differenza che ci separa, quando ragazzino, anzi bambino, con mio fratello gemello, eravamo nel giardino del parco qui a Pescasseroli e giocavamo con altri due gemelli, erano Turchio e Lecce, forse Andrea lo sa chi erano due orsacchiotti che erano stati catturati dalle guardie per essere immessi nel giardino zoologico, un'altra epoca. Lo stupore di Gigi era lo stupore di un mondo che cambiava, lo stupore di noi ragazzini allora, negli anni 50, era lo stupore di bambini che giocavano con il loro giocattolo. Io chiedo appunto a Luigi Piccioni di dare il senso di questo dono, di questo suo scritto che è affascinante, sul dono dell'orso, che per anni è stata una realtà. E che significava questa realtà, e che oggi è diventata una bellissima metafora. E lui fa riferimento quando alla fine del saggio dice: l'orso continua a essere donato. Allora, io ringrazio anzitutto Cecconi, il Comune, ringrazio Carlo Alberto e vengo subito alla domanda, non metto tempo in mezzo. Allora, qual è la logica di questo dono dell'orso, che è stato praticamente il primo saggio importante che ho scritto sul parco, che è un saggio di 25 anni fa circa? È stato appunto, come accennava Carlo Alberto, scoprire che gli animali che vedeva Erminio Sipari, cioè il fondatore del parco, colui che il parco lo ha voluto e lo ha costruito, erano diversi da come li consideravo io nei primi anni 70. Io ero già un ambientalista, ero iscritto al WWF e avevo un'idea dell'ambiente come un'idea sistemica, cioè in cui ci sono equilibri che vanno conservati il più possibile.
sia per rispetto dell'ambiente, ma sia anche per un equilibrio globale nel quale poi l'umanità, le persone devono vivere meglio. In questo equilibrio gli animali nocivi, il lupo non è un animale nocivo, l'orso non è un animale nocivo, è una parte di questo, di questi equilibri biologici ambientali. E questa percezione che io ebbi leggendo appunto sin da ragazzo i documenti di questo cambiamento avvenuto in 50 anni tra gli anni 20 e gli anni 70 mi colpì, fu uno stimolo per capire meglio cosa era successo, cioè come era cambiata l'immagine degli animali e soprattutto come era cambiata l'immagine dell'orso. E come sempre succede quando uno imbrocca una ricerca bella, stimolante, interessante, con dei contenuti ricchi, quello che mi si è presentato di fronte è stato uno scenario diverso da come me l'ero immaginato, molto più interessante. E l'interesse è stato poi sostanzialmente questo, che lo dico in due battute, poi il saggio è contenuto nel libro. Quando l'Alta Val di Sangro è passata da essere Regno di Napoli a Regno d'Italia, anche grazie al contributo delle famiglie notabili di Pescasseroli, di Villetta, di Barrea, di Opi, di Civitella, che erano quasi tutte favorevoli ai Savoia, quindi favorevoli all'unificazione, il nonno di Erminio Sipari era stato carbonaro, Pietrantonio Sipari, cioè colui che ha costruito il palazzo, è stato carbonaro, come Leonardo Dorotea ed altri, in segno di omaggio verso il nuovo re, cioè Vittorio Emanuele II, in segno di deferenza, ma anche aspettandosi un'attenzione verso la valle, verso le famiglie importanti, decisero di donare l'orso, ma in che senso? Creando l'esclusiva della caccia all'orso al re, cioè andavano, diciamo così, dal sovrano e dissero: da oggi in poi l'unico soggetto autorizzato a cacciare l'orso nella valle è il re. Questo era un dono, era un omaggio, come si faceva anche in altre zone d'Europa con i sovrani, eccetera. E questo dono, anche se mai poi un re, né Vittorio Emanuele II, né Umberto I, né Vittorio Emanuele III riuscirono mai a uccidere un orso, però è un omaggio che creò effettivamente una relazione forte tra queste famiglie, i Graziani, Dorotea, i De Amicis, gli Amiconi, i Sipari, eccetera, con Casa Reale. E non solo, ma ci sono all'interno di questa storia anche delle donazioni proprio effettive di orso. Dai documenti venne fuori che dei pastori di Gioia trovarono degli orsacchiotti e questi furono mandati a Roma al sovrano, eccetera. Allora, quindi questo dono dell'orso fatto alla Casa Reale crea un rapporto diretto tra la valle, l'Alta Val di Sangro e la casa regnante, diciamo. Quindi costituisce già un elemento importante. L'orso diventa un protagonista in qualche misura della storia della valle. A un certo punto questa storia deve finire perché la riserva di caccia costava troppo a Casa Reale, dovevano pagare i danni ai pastori, se ne andavano un sacco di soldi, per cui a un certo punto Casa Reale nel 1913 disse: no, basta, noi la riserva ve la restituiamo, è stato bellissimo, ma basta così. A quel punto la protezione dell'orso cadde e nel corso di pochi anni, dopo il 1913, si rischiò di avere l'estinzione di questa bestia, che oggi sappiamo quanto è stata e quanto è importante per mille motivi. L'elemento in qualche modo visionario, intelligente di Erminio Sipari, che si apprestava a diventare deputato, fu capire che la richiesta degli zoologi, dei botanici, dei naturalisti di fare una riserva, allora non esistevano ancora nessun tipo di riserva naturale in Italia, di farne una qui, nell'Alta Val di Sangro, perché c'era l'orso. Ecco, l'intuizione di Sipari fu dire: ok, abbracciamo la richiesta dei naturalisti e facciamo due cose insieme. Proteggiamo questa natura che
è importante. Io da politico disse, si pensò simpati, sono d'accordo con loro, credo che sia opportuno difendere i boschi, difendere gli animali selvatici così importanti, rari, e allo stesso tempo, questo non lo disse però lo pensò e lo fece, cerchiamo di fare di questa cosa un, oggi diremmo, un motore di sviluppo per la valle. Lui già da proprietario di pecore già sapeva, storico, sapeva che questa economia è un'economia che si sarebbe andata a spegnere e pensò costruiamo attorno a questo parco, attorno alla difesa della natura, anche un'occasione, come si dice oggi, di sviluppo. E infatti favorì campeggi, favorì nel suo piccolo, perché allora il turismo era quasi zero, negli anni 20, anni 30, favorì la creazione dell'alberghetto che era qui, eccetera. Allora, quello che l'intuizione di Sipari in qualche modo, io l'ho letta in questo modo, fu questa. La famiglia, i Sipari, le famiglie dei notabili della valle hanno donato al re questo bene prezioso che è l'orso per creare una relazione privilegiata. Noi doniamo, favoriamo la sopravvivenza dell'orso in modo completamente diverso, per donarlo all'umanità intera, diciamo così, a tutti i possibili visitatori, le visitatrici di oggi, del domani, da qualsiasi paese del mondo, come occasione per la crescita civile e per lo sviluppo economico della valle. Quindi un dono di tipo diverso a un soggetto di tipo diverso, dal re alla società in generale, però ancora una volta come premessa per la crescita della valle. E grazie a questa intuizione di Sipari nacque il parco, si salvò l'orso e si posero le premesse di una storia che è durata nel corso di un secolo fino ad oggi. Passo alla seconda domanda. Il Parco Nazionale d'Abruzzo non nasce per iniziativa di partiti, di governo, del Parlamento. Nasce per iniziativa di soggetti privati, possiamo dire dal basso, quantomeno di soggetti privati. Ed è significativo che, come voi potete vedere, scolpito nella fontana di Pescasseroli, rimanendo da Gioia, diciamo, il parco è stato inaugurato, e direi non istituito, perché forse era stato istituito prima, l'anno prima, il 9 settembre 1922. Per questo è stato detto il Parco d'Abruzzo è il primo parco italiano, che sarebbe stato poi istituito formalmente, diciamo, forse possiamo dire meglio, riconosciuto con il decreto legge del gennaio del 1923, quando il mese prima era stato già istituito il Parco del Gran Paradiso. Ma al di là di chi è stato il primo, non ha importanza, è certo che in quella fase di inizio fascismo, ma come spiega molto bene Luigi Piccioni, non risente della, diciamo, ideologia fascista, perché è la conseguenza di un movimento, del primo movimento ambientalista italiano, che nasce all'inizio del Novecento. Interessante anche questa parte, che poi viene sviluppata nel Volto Amato della Patria. Però è un'iniziativa privata. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso non è stata, per esempio, un'iniziativa privata, è stata un'iniziativa del re, che dona la riserva reale di caccia, anche questa, anche qui c'era la riserva reale di caccia, che aveva permesso, come ha detto Gigi, la permanenza dell'orso e di altri di animali. Nel Gran Paradiso, ovviamente, lo sta picco. Che dona una riserva di caccia dicendo qui bisogna fare il parco. Cioè non è una nascita dal basso, voluta dai cittadini del parco. Ed è significativo che altre iniziative importanti, fondamentali, come per esempio il primo parco regionale, il Parco Lombardo della Valle del Ticino, sia risultato di un moto popolare, in qualche modo, di una raccolta di firme di cittadini entusiasti. Primo parco regionale.
E qui si aprono una serie di problemi storici certamente, ma anche di principi che poi toccano anche il tipo di gestione, che comunque la influenza una gestione. Qual è il ruolo degli, qual è stato e quale continua a essere il ruolo degli, degli intellettuali, degli studiosi, oggi per lo più silenti, tra con qualche eccezione, da una parte, e dei cittadini dall'altra, cioè dei locali, gli studiosi, tranne qualche eccezione, gli studiosi, gli intellettuali, tranne qualche eccezione, sono di fuori, vengono qui a studiare il territorio. Qual è il rapporto? E poi c'è anche il ruolo delle associazioni. Come si pongono le associazioni da un lato di fronte ai cosiddetti intellettuali, dall'altro di fronte ai cittadini. Oggi che c'è la crisi del volontariato, con una serie di problemi che non affronteremo stasera certamente. E c'è un altro aspetto importante. Qual è stato il ruolo dei partiti politici, non per istituire i parchi, ma per poter permettere poi in Parlamento di arrivare, per esempio, alla legge quadro sulle aree protette, che è stata una legge certamente importante. In particolare mi riferisco al ruolo del PC, del Partito Comunista, che è stato presente qui, ma che era critico nei confronti, per esempio, dell'Italia Nostra, del Gruppo Verde Italia Nostra. E il ruolo importantissimo che ha avuto il sindacato, in particolare la CGIL abruzzese. E poi il rapporto tra centro e periferia. Vi sono tutta una serie di problemi che questo aspetto dell'iniziativa privata, ma dove iniziativa privata il termine è sbagliato perché sembra chissà che cosa, collettiva. Iniziativa economica, ecco, della collettiva, diciamo collettiva, ma della consapevolezza che siamo in presenza di beni comuni. Non si parlava e non si è parlato fino a Rodotà dei parchi come beni comuni, ma era implicito questa concezione. Ecco, su questo vorrei che Luigi ci dicesse la sua opinione. Allora, questo è un punto cruciale, perché qui collassano i problemi fondamentali che si sono visti negli ultimi 50 anni, forse 60 anni, in questi posti. Cerco di spiegarmi, qui ci sarebbe da discutere ore, forse anche molto proficuamente, in maniera molto interessante, perché sono una serie di questioni molto ampie, molto spinose e anche molto ricche, con tante fasi, tanti problemi, ancora da studiare in gran parte. Cerco di dire in due battute, di far capire quello che intendo. Allora, io mi sono ritrovato, parto un pochino più da lontano, mi sono ritrovato una decina, 12 anni fa in Francia a un convegno in cui si parlava di, convegno di storici e geografi, in cui si parlava di accettazione e consenso nella creazione e nell'esistenza delle aree protette. Perché? Perché viene studiato molto a livello mondiale in che modo funziona l'accettazione da parte delle popolazioni locali o il rifiuto nel determinare la nascita o la non nascita delle aree protette e nel determinare il buon funzionamento, un'esistenza serena, diciamo così, funzionante delle aree protette. E gran parte delle studiose e degli studiosi che hanno lavorato sull'Africa, sull'India, sui paesi che una volta si chiamavano del terzo mondo, ma anche sugli Stati Uniti, ecco, diciamo, c'è una tendenza generale a dire, a osservare situazioni, ma a partire dal parco di Yellowstone, cioè quindi dal 1872, in cui i parchi tendenzialmente sono in posizioni del centro sulla periferia, sono in posizioni di ceti urbani o metropolitani su popolazioni locali a cui la cosa non interessa e anzi che sono fortemente contrarie. È vero oggi in molti paesi del mondo che molti grandi parchi costituiti nel terzo mondo sono costituiti sulla pelle di chi ci abita. È vero che i parchi nazionali americani, a differenza di quanto si è sempre detto, non sono stati creati in grandi aree totalmente disabitate.
o non frequentati. Certo, non c'erano paesi, ma c'erano popolazioni, indiani, cacciatori, eccetera, che facevano, che sono stati cacciati fuori. Yosemite, c'era una piccola tribù che è stata mandata via. Allora, tra gli studiosi e le studiose che ho incontrato c'era questo, questo tipo di impostazione prevalente, per cui il modello è un'imposizione di una istituzione dall'alto, voluta dalle associazioni, dagli intellettuali, dai biologi, eccetera, e imposta. Allora, io ho portato a questo convegno un'esperienza, che poi è l'esperienza che abbiamo vissuto noi qui, che è stata un'esperienza dialettica, che non è andata, questa è andata diversamente, è andata con tutti i soggetti mischiati, diciamo così, cioè negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70 c'erano pezzi di popolazione urbana, napoletani, romani, eccetera, che il parco non lo volevano e che quest'area la stavano facendo crescere a suon di distruzione dell'ambiente, mettiamola così, e c'erano ceti metropolitani, cittadini romani, milanesi, che invece premevano per una tutela, che volevano la salvezza del parco. Ma a livello locale, nella valle, c'erano allo stesso tempo un gran numero di soggetti che stavano per lo sviluppo economico con quel modello lì, perché significava posti di lavoro, perché significava tante cose, anche tante promesse non mantenute, comunque anche tante cose, ma c'erano anche soggetti locali che invece stavano per il parco. Erano minoranza, che poi sono diventati molti di più nel corso degli anni, ma c'erano. E io faccio due esempi. Qui, negli anni 60, quando il consenso sul modello costruzioni dappertutto era pressoché unanime, parlo di Pescasseroli, c'erano alcune persone che comunque si sono sempre battuti per un parco che tutelasse l'ambiente. Posso ricordare la famiglia Boccia, posso ricordare Arduino Di Pirro, che era il contabile, è stato per 50 anni il contabile del parco. C'erano alcune persone che si sono battute, ma non basta. A partire dalla fine degli anni 60 si è creato un gruppo nella valle, un gruppo di giovani che dialogavano con la direzione del parco, un franco tasse, diciamo pure chiaramente, anche se in posizioni fortemente critiche, posizioni anche conflittuali a volte, ma sulle stesse posizioni, cioè per la tutela. Un esponente è qua, è Carlo Alberto, il movimento politico Alto Sangro, movimento popolare Alto Sangro, questo gruppo di giovani che polemicamente, ma che insomma aveva abbracciato le idee della tutela, era un movimento di ragazzi e ragazze che scommetteva su un futuro diverso della valle basato sulla tutela della natura. E nel 75 diversi di questi ragazzi, erano ventenni, venticinquenni, trentenni, diventarono sindaci di alcuni di questi paesi. C'è Giuseppe Rossi, c'è Giorgio Cimini, sto parlando di una storia di soggetti locali. Quindi questo modello, la città che impone le riserve al territorio, qui saltava, è andata diversamente. C'erano soggetti cittadini che erano per la tutela, soggetti che erano per lo sfruttamento senza regole, ma c'erano soggetti locali sia per lo sfruttamento intensivo ma sia per la tutela. E questa storia, che è una storia di conflitti, di scontri, di modifiche, di cambiamenti. Io voglio ricordare anche un'altra persona che ho scoperto recentemente, perché per me era un nome, e invece che era Saverio Saltarelli. Saverio Saltarelli, morto a Milano, ammazzato dalla polizia, era secondo me una grande promessa di Pescasseroli e della Valle. Ed era, e a me l'idea che Saverio Saltarelli fosse qualcosa di più rispetto che un ragazzo, uno studente ammazzato dalla polizia, me l'ha data Tassi quando mi ha detto: Saverio Saltarelli veniva ai miei incontri e discutevamo, perché lui aveva, cioè gli interessava questa prospettiva diversa. Allora, che cosa voglio dire? Che la storia, di tutta la storia, dal 1913 ad oggi, di questo parco, della tutela ambientale, degli scontri che ci sono stati, è stata sempre una dialettica tra valle e città, tra centro e periferia, sin dall'inizio, e lo è tutt'oggi. E
Non mi stancherò. Allora, c'è una cosa che a me piacerebbe studiare adesso. Se avessi tempo, se fossi un po' più sociologo, mi ci metterei e ci studierei gli anni, ma questa è una possibilità che non c'ho. Che ruolo hanno avuto nel corso degli forse appunto dal 1913 ad oggi, ma sicuramente negli ultimi 50 anni, le figure anfibie, cioè le figure che vivevano un po' nella valle e un po' in città. Io dalle interviste che ho fatto negli anni scorsi, dalle testimonianze di amici e amiche, mi sono reso conto che tutte le persone che erano andate coi genitori a lavorare a Roma ma tornavano nella valle tutte le estati, tutte le persone che erano andate a studiare fuori ma tornavano, sto parlando degli anni 60, anni 70, sono tutte persone che sono state ponte tra le esigenze, la cultura della valle e le culture e il modo di vedere le cose che stavano in città. Saverio Saltarelli era questo, Carlo Alberto che ha avuto una storia, e ha tuttora una storia anfibia tra la città e Villetta Barrea è questo, Giorgio Cimini è stato questo, Alberto Dorazio è stato questo, Peppe Rossi. Quindi mi piacerebbe studiare che cosa è stato in 110 anni il ruolo di figure che stanno con un piede nella valle e un piede nelle città, perché questo è stato un ruolo cruciale per tutto quello che è successo nella valle, secondo me, di vitale, di non per tutto, però per gran parte delle cose veramente vitali, veramente interessanti, il ruolo di queste figure anfibie è stato assolutamente fondamentale. Quindi lo pensavo 50 anni fa, ma lo penso ancora oggi, quando io ci ho avuto di fronte slogan, oggi diremmo populisti, e il parco l'hanno fatto i pescasserolesi, che era un modo poi per contestare il WWF, per contestare i tassi eccetera, è semplificatorio, non funziona. Il parco in tutti i suoi significati è stato sempre il frutto di questa dialettica. Non l'hanno fatto i pescasserolesi, come non l'hanno fatto i romani, è stato il frutto di una dialettica di incontro e di scontro e di convivenza di gente che stava a Pescasserole, che stava in città, ma anche e soprattutto di gente che stava contemporaneamente a Pescasserole, a Opi, a Villetta, a Roma, a Napoli, a Milano, eccetera. E questa è la cosa che va tenuta, secondo me, ben presente, e questa è la cosa che a me piacerebbe tantissimo studiare se ci avessi il tempo. Vorrei fare una piccola correzione a quello che ha detto Gigi, non per correggerlo, ma per porre un problema che mi sembra di carattere generale importante. Quando tu hai detto il Movimento Popolare Alta Valle del Sangro, che è operato negli anni 70, fatto da ragazzi e ragazze, no, solo ragazzi, non c'erano donne. E guardate perché il problema è generale, perché oggi il mondo dei parchi, quello che decide, quello che discute, quello che appare è fatto solo da uomini, e secondo me questa è una delle cause della crisi delle aree protette italiane, fatto solo da uomini, in un momento in cui le donne anche nei movimenti ambientalisti diventano fondamentali, sono presidenti di tanti movimenti, di tante associazioni, nei parchi continuano a imperare gli uomini. Il problema che volevo porre adesso, la domanda che volevo fare a Gigi è questa. Nel suo libro emergono tanti personaggi estremamente interessanti, alcuni li ha citati adesso, altri sono personaggi leggendari, gli Orsari, Lupari, Cocozza, Orsaro di Pescasserole, di Villa Vallelonga forse. I Neri, sì, Piero, tuo zio Domenico, non lo so, i Neri che erano orsari importanti di Pescasserole. Passa l'acqua, no? Ah. Emergono poi una serie di altri personaggi, cacciatori che studiavano la fauna nell'Ottocento, Dorotea Villettese, però emergono in particolare tre personaggi in questi 100 anni di aree protette,
Erminio Sipari, lui cacciatore e fondatore del parco, Renzo Wiedesoth nel Gran Paradiso, che negli anni della guerra, immediato dopo guerra, ha salvato il parco e ha salvato lo Stambecco. Franco Tassi, più di recente, dal 1969-70, che ha rappresentato tante cose, la vittoria sulla speculazione, il rinnovamento completo della, l'ha già detto Gigi, dell'impostazione della gestione del parco, una nuova area se volete, con risultati straordinari, importanti, che il parco è diventato appunto oggetto di riflessione e di esempio, e che poi per una serie di motivi che andranno prima o poi affrontati è tramontato questo ruolo, questa figura. E lo ricordo personalmente, perché non è riuscito a capire, lo voglio dire qui a Pescasseroli, perché sì, discutevamo, ma non ad armi pari. Noi discutevamo con Tassi, ma non c'è poco da fare. Tra Tassi e Cederna, che è stato un grandissimo giornalista, ma si era costruito questa impostazione per cui i locali, anche giovani e vecchi, erano contro il parco. E non sono riusciti a capire, malgrado sottolineassimo questo aspetto, che invece questi giovani locali facevano riferimento alle idee dei Cederna, dei Tassi. E se fosse stato, se si fosse avuto questo riconoscimento, probabilmente la situazione sarebbe stata diversa. Oggi la situazione sarebbe stata diversa. Oggi Franco Tassi sarebbe stato il riferimento fondamentale di cui abbiamo bisogno per le aree protette italiane. E oggi non abbiamo un riferimento fondamentale. E allora su questi punti io vorrei che Luigi ci dicesse la sua opinione. Allora, Sipari, Erminio Sipari, al Vito 1800, già mi sono scordato, 70, no, sì, Roma 1968, Renzo Wiedesoth, Trento 1904, Torino 1974, Franco Tassi 1900, Roma 1939, vivente come si dice. Sono tre personaggi, tre personalità completamente diverse, ma completamente diverse. Uno era un notabile della valle, uno strano notabile, perché era un notabile che invece di campare della rendita delle pecore e dei terreni in Puglia volle fare l'ingegnere elettronico, cosa che all'epoca per un notabile delle montagne era una stranezza, diciamo così, che si appassionò alla politica come aveva fatto suo zio, ma suo zio non era riuscito a diventare deputato, lui riuscì a diventare deputato e che aveva delle idee avanzate, diciamo. Lui era della sinistra nittiana, era un liberale della sinistra nittiana, riformista dell'epoca, sto parlando degli anni 10. E capisce che questa idea del parco, che non è sua, gli viene dai biologi, ha le funzioni che vi ho detto prima, e la promuove, la spinge in maniera egregia, devo dire. Lui non era un naturalista, non era un gestore. Il parco dal 23 al 33 è stato un parco ben amministrato. Venivano gli americani e scrivevano nelle loro riviste: il parco di Abruzzo è un parco ben gestito, gli americani, cioè che erano i maestri all'epoca, come lo sono tuttora, dei parchi nazionali. Questo è il mio Sipari, quindi con un seguito parlamentare, con un seguito anche nobiliare, con un seguito nella valle notevole, eccetera. Sipari fu cacciato nel 1933 dai forestali fascisti e il parco non fu più dal 33 al 51 autonomo, ma fu sotto il ministero, sotto la burocrazia forestale. Quindi uno sconfitto, diciamo, un grande protagonista
e allo stesso tempo uno sconfitto. Guardate, grande protagonista significa anche questo, che per quello che riguarda il Parco del Gran Paradiso, l'altro parco, non ci fu una figura altrettanto centrale, altrettanto importante. Quindi sì, pur non essendo uno che capiva un granché di natura, di protezione della natura, assorbì bene queste idee e divenne una figura centrale in tutto il movimento. Renzo Widesoth era un veterinario, ma un veterinario sia nel senso che insegnava veterinaria all'Università di Torino, sia nel senso che faceva veterinario per le famiglie ricchissime, anche quella del re a Torino, quella di Savoia, e che a un certo punto si appassiona dello stambecco negli anni 30. Era anche un grande cacciatore, un grandissimo alpinista, è stato uno dei maggiori alpinisti degli anni 20 in Italia. E innamorandosi dello stambecco dice: cavolo, qua al Gran Paradiso lo stambecco sta per estinguersi, io devo fare qualcosa. Si investe nella missione di salvare lo stambecco e di salvare il Parco del Gran Paradiso. Siccome era un personaggio, sua figlia lo ha definito correttamente, io dopo che l'ho studiato per anni ho sentito sua figlia e ho avuto la chiave, ho capito cos'era questo invasato, cioè un uomo che se si metteva una cosa in testa diventava la sua missione. Lui decise di salvare lo stambecco e il Parco del Gran Paradiso e lo fece da solo, in totale solitudine, scontrandosi con le gerarchie forestali in quel momento indebolite dal fatto che erano sconfitte, le gerarchie forestali erano tutte fasciste, finito il fascismo si ritrovarono debolissime, e quest'uomo che era stato un partigiano riuscì a metterle sotto. Nel 1947 il Parco del Gran Paradiso tornò ad essere autonomo, quindi con un ente di gestione democratico, e iniziò questa strada che dal 47 al 69 ne ha fatto l'unico parco nazionale italiano veramente gestito bene. Perché Widesoth era un appassionato, geniale, riusciva, però in totale solitudine. Anche Renzo Widesoth è uno sconfitto, perché al momento della pensione avrebbe potuto rimanere alla direzione del Parco del Gran Paradiso, ma si era scontrato negli anni precedenti con alcuni interessi locali di bracconieri, di costruttori, che spinsero il presidente politico democristiano del Parco del Gran Paradiso a dirgli: vabbè, tu hai l'età della pensione, vattene. E fu praticamente non cacciato, perché comunque doveva andare in pensione, ma fu messo fuori. Il Renzo Widesoth è stato anche un grande protagonista, però, a differenza di Sipari, del movimento della protezione della natura, perché ha fondato un'associazione che è stata la prima associazione ambientalista del dopoguerra e ha cercato di costituire altri parchi nazionali. Non gli è riuscito, ma insomma, ecco, tra la seconda metà degli anni 40 e la metà degli anni 60 c'erano soltanto due grandi figure in Italia della protezione della natura in generale, ed erano Renzo Widesoth e Alessandro Ghigi, una grande figura di zoologo bolognese, eccetera. Il caso di Tassi è ancora diverso. Tassi arriva a Pescasseroli con un colpo di fortuna, ve lo racconto l'episodio perché è significativo. Qui dal 63 al 69 non c'è stato il direttore al parco, perché i forestali avevano cacciato Francesco Saltarelli, che si era opposto alla speculazione edilizia, e si erano opposto ai forestali che erano complici della speculazione edilizia, e avevano eliminato Saltarelli e non avevano fatto più il direttore, c'era solo il presidente che era un forestale. Era diventato uno scandalo nazionale colossale, tutta la stampa ne parlava in continuazione, dossier, per anni è stata una continuazione, se andate a vedere gli articoli su Pescasseroli del parco, dei quotidiani e delle riviste, cioè è una pila così impressionante negli anni 60. I forestali dopo un po' di anni dissero: vabbè, ok, dobbiamo sanare in qualche modo questa anomalia, che non ci sta il direttore, perché diventa un altro elemento al nostro discredito, dobbiamo metterci una pezza. La pezza fu il concorso, parteciparono in 5, 4 forestali e Tassi. Tassi, che era di Italia Nostra e del WWF, lo misero ultimo in classifica, nonostante fosse, ci avesse titoli, era stato a Bruxelles, brillantissimo, eccetera. Gli altri 4 forestali rinunciarono perché andavano a perdere dei soldi sullo stipendio, mentre Tassi disse: no, vabbè, io vengo. Panico. Passarono mesi in cui cercarono di invalidare il concorso per rifarlo e non gli riuscì, per cui
questa valle si è beccato Tassi per 30 anni per questo motivo. Tassi però aveva una storia ancora diversa rispetto agli altri, perché era espressione di un associazionismo ormai grosso, prima italiano e poi UF, cioè Tassi era frutto di una cultura e di un movimento ormai diventato grosso. Vide sotto la strada. Sipari non era un ambientalista in senso stretto. Bidesot lo era, ma non c'aveva nessuno dietro. Tassi veniva da un mondo che stava crescendo molto in quegli anni. E Tassi è stato, adesso non la voglio fare lunga anche perché è delicatissima, io 10 anni fa ho detto delle cose in maniera molto larvata su Tassi perché è una storia delicatissima, eccetera, eccetera. Questi giorni mi sono preso degli improperi da lui perché ho raccontato le cose. Tremendi, per dire, però Tassi ha rappresentato con gli scontri violentissimi che ha avuto qui un modello fondamentale di statura internazionale di cosa significa la gestione di un'area protetta, una gestione del turismo e l'idea di creare altri parchi, di creare un sistema di parchi nazionali di parchi e di fare una grande legge quadro. La legge quadro del 1991, nella sua struttura fondamentale, è nata negli uffici del parco, qua a Pescasseroli, ci sono i documenti. È nata da discussioni fatte qui. E poi dopo c'è stata la discussione parlamentare, le modifiche, eccetera, ma la struttura fondamentale della riforma approvata nel 91 sta scritta qui nelle discussioni che facevano all'ente. Questo per dire la centralità, l'importanza che ha avuto in quegli anni. Ecco, voglio insistere su una cosa. 3 persone diversissime tra loro, 3 persone con un contesto sociale, politico, culturale dietro completamente diverso, 3 persone che hanno avuto la stessa fine, cioè che sono finite male, diciamo, cioè che invece di andare in pensione, per così dire, con un riconoscimento unanime dei meriti, eccetera, sono state cacciate, sono state eliminate. Allora, questo dipende da molte cose. Non voglio dire che in tutti e 3 i casi questa fine è stata la stessa, determinata dagli stessi, però c'ha un senso questa fine comune. Il senso è che, come posso esprimerlo, c'era una poesia di Bertolt Brecht che diceva a un certo punto: beato il paese che non ha bisogno di eroi. Bene, queste figure, nelle loro differenze, nei loro limiti, nelle loro grandezze, sono stati degli eroi della protezione, cioè delle figure isolate che hanno fatto cose fantasmagoriche, anche sbagliate, tutto quello che vogliamo, ma la protezione della natura, i parchi in Italia hanno avuto bisogno di eroi. Perché, e questa è la conclusione a cui voglio arrivare, l'Italia non ha saputo mai darsi una cultura politica e una politica organica delle aree protette. E se devo dire, io lo sostengo da tempo e qualche cosa è scritto anche nel libro, se c'è stato un grande assente nella storia delle aree protette in Italia è stato lo Stato. Cioè è stata la politica dei partiti, salvo alcune eccezioni per alcuni periodi, e un'impostazione dei ministeri, degli enti centrali. Le regioni in qualche modo, che sono organi periferici dello Stato, lo erano, cioè, hanno avuto delle politiche consapevoli e mirate, alcune regioni e per alcuni periodi, ma lo Stato in quanto tale no. E questa è un segno anche di arretratezza politica, civile, intellettuale, insomma, e è anche la radice dei problemi dei parchi italiani oggi, delle aree, non solo dei parchi, delle aree protette oggi e della protezione della natura e della lotta contro il cambiamento climatico, cioè tutte queste non, come le aree protette non sono state mai considerate una priorità vera per gran parte della politica e per le istituzioni centrali, così la tutela della biodiversità, la lotta contro il cambiamento climatico non sono priorità politiche reali per le istituzioni centrali e per la gran parte. E questo è un problema drammatico, secondo me. Questa è una mia lettura, chiaramente, può anche essere contestata, però con l'idea che mi sono fatto io in tanti anni di militanza, in tanti anni di studio, questo è il quadro che mi si presenta. Poi, ripeto, opinabile quanto si vuole. Posso farlo.
le domande che volevo fare a Gigi sono praticamente esaurite, però gli chiederei un ultimo sforzo, dove in fondo di sintetizzare, perché è già uscito da quello che ci ha detto, qual è stato il ruolo specifico di questo territorio, del Parco Nazionale d'Abruzzo, nell'azione difficile e complessa delle aree protette italiane. Proprio una sintesi che emerge chiaramente dal tuo libro, che emerge però anche dalle risposte. Poi Cecconi vuole fare una domanda e poi apriamo il dibattito al pubblico. Allora sì, senza dubbio io queste cose ce le siamo dette anche al convegno di 10 anni fa. Diciamo il Parco d'Abruzzo, ma in particolare i comuni dell'Alto Sangro, sono stati il terreno di scontri e di incontri, anche di progettualità, di dibattiti che hanno avuto valenza nazionale e che hanno avuto valenza esemplare anche. Gli enti parco, come furono istituiti nel 1922-23, erano una roba straordinaria. Cioè, io non ho fatto studi comparativi, mi piacerebbe farlo per capire com'erano all'epoca gli altri parchi all'estero, negli Stati Uniti, in Canada, in Svizzera, eccetera. Ma qui il fatto che Gran Paradiso, ma soprattutto Parco d'Abruzzo, nacque da una dialettica centro-periferia, da volontà locali e volontà centrali, fece in modo che questo parco, il Parco del Gran Paradiso, fino al colpo di mano dei forestali, fosse amministrato democraticamente. Io non so all'estero cioè se sia mai successo, c'erano dei motivi anche chiari. I parchi italiani fino al 1934 sono stati gli unici parchi del mondo a avere centri abitati all'interno e quindi l'esigenza di una gestione democratica era importante, cioè non si poteva bypassare. Però la cosa straordinaria è che il modello adottato nel 1922-23 spontaneamente fu quello di avere dei consigli direttivi dentro i quali ci stessero i rappresentanti dei comuni, i rappresentanti dei ministeri, i rappresentanti delle associazioni, i rappresentanti del mondo scientifico. Una roba che sta pari pari nella legge quadro del 91. Cioè, voglio dire, questi all'inizio, senza sapere manco cos'erano i parchi, individuavano una formula di gestione democratica che poi ce la siamo ritrovata 70 anni dopo nella legge fondamentale dei parchi. E questo è durato fino al 1933. Quindi qui è successa una cosa che aveva un valore di anticipazione formidabile. Ed è successa grazie a tutti e due i parchi, ma in particolare di questo, dove il ruolo del notabilato locale era stato fortissimo, cioè tutti i parroci, i sindaci dei paesi avevano partecipato e partecipavano alla gestione in qualche modo del parco. Quindi questo è una... In secondo luogo, va detto, cioè i primi due parchi italiani, uno Gran Paradiso, due Abruzzo, e per 50 anni sono stati i modelli sostanzialmente di cos'era la protezione della natura in Italia dal punto di vista delle aree protette. Il parco è diventato, il Parco d'Abruzzo, stavolta da solo, è diventato un punto, uno snodo, un punto fondamentale di quello che è successo in tutto il paese riguardo alla protezione della natura proprio negli anni 60. Negli anni 60 qui a Pescasseroli, gli altri paesi forse un po' meno anche se, ma qui a Pescasseroli è successo il Far West. Io adesso spero di non offendere nessuno, ma Bernardo Trillo era un personaggio, il sindaco di Pescasseroli era un personaggio di cui si raccontano cose fantastiche. Leggete il libro di Vezio De Lucia, cosa succede. Vezio De Lucia venne giovane architetto a vedere cosa successe a Pescasseroli, cosa succedeva a Pescasseroli per conto del ministero, a fare un'ispezione e negli uffici comunali trovò l'ira di Dio, concessioni edilizie in bianco, prefirmate, le cose più incredibili succedevano a Pescasseroli, illegalità, il Far West. E a partire dal 1963, cioè dalla pubblicazione di un articolo di Zenone Iafrate su una rivista del Partito Socialista,
che denunciava la situazione di totale illegalità, non solo di devastazione della natura inutile, ma anche di illegalità, venne fuori uno scandalo che divenne, come dire, il catalizzatore di una sensibilità nazionale, urbana soprattutto naturalmente, però nazionale, sulle aree protette e sulla protezione della natura. Questo successe negli anni 60, grazie in parte, in larga parte, a quello che stava succedendo al Parco Nazionale d'Abruzzo. E questo già segna una centralità, un'importanza. Qui è stato un luogo, un terreno di scontro, un terreno di vicende che ha fatto la storia della modificazione dell'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana rispetto alla protezione della natura. Il ruolo di Cerenna, ma i giornalisti, le persone, i politici che si sono occupati del Parco d'Abruzzo negli anni 60, nel periodo più cupo, è una schiera, Cerenna è stato uno solo. L'arrivo fortuito di Tassi ha scatenato un altro tipo di centralità, cioè una centralità in cui il modello di gestione, per quanto autoritario, per quanto fortemente osteggiato, eccetera, però ha fatto in modo che qui diventasse un luogo di sperimentazione strategico per l'Italia e noto ed esemplare a livello internazionale. Gran parte delle figure che sono diventate fondamentali, una percentuale altissima delle persone che nel corso degli anni 70, 80, 90 e anche oltre sono diventate cruciali in tutta la storia delle aree protette italiane, che è cresciuta enormemente dagli anni 80 in poi, sono passati da qui. C'è poco da fare, cioè se uno va a vedere le biografie, biologi, politici, storici, eccetera, sono passati tutti da Pescasseri e dal Parco. Quindi questo per dire quanto ha pesato, quanto è stato importante l'ente Parco di Tassi, ma anche quello che succedeva qui in generale, cioè le vicende che succedevano qui. Questo terreno così aspro, così feroce certe volte, ma nel quale si stava creando qualcosa, nel quale si stava inventando qualcosa. Ecco, questa è la cosa che mi dispiace a molti di noi, è che nel corso degli ultimi anni questa centralità a cui noi teniamo, perché è la nostra storia, perché riteniamo che ci sia un'eredità che possa essere spendibile per il futuro, che possa essere esportata, che possa essere mostrata come lo è stata per tanti anni, non c'è più questa centralità. E tante delle incomprensioni anche tra me, noi e l'ente Parco di oggi è che non siamo più in sintonia su questo, cioè per noi quello che per noi è un'esigenza fondamentale di esemplarità, di brillantezza, anche di capacità di scontro, ma fatto nel confronto, non lo troviamo più. E questo è uno dei motivi per cui non c'è più sintonia, diciamo. E il sogno per me, ma penso per Carlo Alberto, per molte delle persone, è tornare a un momento in cui questa valle ridiventa un posto esemplare, capace nello scontro, nel progetto, eccetera, ma capace di dire qualcosa a livello nazionale e anche internazionale. Io, questa è la speranza che continuo a nutrire. No, da una risposta che hai dato precedentemente a Carlo Alberto si è capito quali erano anche quelle piccole divergenze che c'erano a suo tempo, di cui parlavamo prima. Però la domanda che ti voglio fare è questa: adesso lo stato dell'arte dei parchi italiani in Italia, cioè dopo che si sentono anche delle proposte bizzarre, tipo nei consigli di amministrazione ci mettiamo gli imprenditori, le assicurazioni, gli assicuratori, insomma ogni tanto escono proposte così un po' estemporanee, un po' portate avanti da regioni, un po' si ripetono gli attacchi alle autonomie dei parchi, no? Appunto, che era successo nel 33. Quindi dalla tua esperienza, insomma, da tutti i tuoi studi, anche dalla tua vita vissuta all'interno dei parchi, qual è lo stato dei parchi? Insomma, come è meglio o è peggio di come era negli anni 70?
no, considerando anche che il territorio protetto è notevolmente aumentato, insomma si è quasi raggiunto l'obiettivo che si aveva quegli anni. Però realmente com'è la situazione? Allora io ti dico subito che tra quelle persone che stanno adesso qua in piazza io non sono il più qualificato a rispondere. Probabilmente Carlo Alberto è più qualificato di me, Giuseppe Rossi forse è più qualificato di me, che hanno avuto un'esperienza dentro. Io faccio lo storico, io sto a casa mia, mi leggo i libri, mi vedo i documenti e scrivo. Ci sono altre persone qui che hanno vissuto da dentro gli ultimi decenni, da dentro non a livello locale, a livello proprio nazionale, forse possono darti delle risposte più, però ti dico una considerazione che posso fare. Dipende anche, come ho appena detto, dalle aspettative. Allora io mi ricordo sempre, c'è un bel libro che consiglio, magari non si trova nemmeno, però consiglio di leggerlo a chi ha curiosità di queste cose perché a me è sempre piaciuto molto. L'ha scritto un giornalista naturalista romano che si chiama Giulio Ierardi, molto bravo, anche fotografo, no, mio caro amico, e si chiama Uomini e Lupi. Ed è un libro fatto di interviste ai protagonisti, è un libro vecchio, un libro di una dozzina di anni, forse 14 anni, del 2008 mi pare, è un libro di interviste fatto ai maggiori protagonisti dei parchi italiani, non in chiave storica, in chiave essenzialmente di attualità, anche storica, perché erano interviste belle, lunghe, tu come ti sei avvicinato alla natura, qual è stata la tua esperienza e poi si passa alle questioni. Allora, tra le persone che Giulio ha intervistato non poteva mancare Fulco Pratesi. E Fulco mi ha stupito un po' a me, perché io do sempre questa lettura preoccupata, un po' angosciata, un po' incazzata. E invece su Fulco a un certo punto dice no, ma è noi in fondo, cavolo, siamo partiti da una situazione dell'1% delle aree protette, noi ci ritroviamo in una situazione del 13%. Guardiamola un po' come il bicchiere mezzo pieno, no? Che mi ha fatto riflettere tutto sommato, che voglio dire, che tutto sommato Fulco in qualche modo le sue ragioni ce l'ha, cioè noi guardiamo anche all'aspetto che una realtà che era una realtà anni 60, i parchi non li conosceva nessuno, erano pochi, non ci avevano fondi, qua al parco nel 70 c'erano rimasti 5 dipendenti. Cioè, ne era niente, era una situazione. E tu oggi ti trovi con 24 parchi nazionali, non so quanti, 80 parchi regionali, 140 parchi regionali. Quindi questo significa che le cose in qualche modo hanno marciato, in parte nelle istituzioni e in parte sicuramente nell'opinione pubblica. Perché se qua ci stanno tutta una serie di persone che campano portando la gente in giro, cosa che 50 anni fa non era vero, significa pure che ci sta un pubblico che 50 anni fa non ci stava. Quindi va un po' vista nella sua complessità la cosa. Diciamo che poi noi siamo esigenti, io sono esigente, tanti che stiamo qua, noi siamo cresciuti con l'idea che i parchi nazionali, le aree protette, ci debbono avere delle funzioni alte, proteggono la natura ma permettono uno sviluppo civile ed economico diverso della gente che ci vive. Cioè, sono delle robe di potenzialità enormi, sono luoghi di democrazia, possono esserlo, sono luoghi di democrazia, cioè sono delle istituzioni che proteggono la natura ma fanno un sacco di altre cose, fanno crescere la coscienza delle persone che ci vivono e che le vengono a visitare. Cioè, per noi questo sono i parchi, non so. E quindi è una visione esigente, per cui una gestione così, o fatta solo di vincoli, o fatta solo di gastronomia, non serve a niente, cioè è una gestione senza fantasie e che non rispetta il ruolo che devono avere i parchi. In una situazione in cui lo Stato ci dovrebbe stare, ci dovrebbe essere una sensibilità del mondo della politica, del mondo intellettuale, dei ministeri, dei funzionari, perché i parchi siano questo. E quando noi vediamo, io penso di interpretare un sentimento diffuso tra noi, quando noi vediamo
proposte come quelle che hai detto tu, che sono proposte o di asservimento al notabilato politico locale dei parchi, quindi violando la loro autonomia, o di contaminazione con interessi economici, che non devono gestire i parchi gli interessi economici, o vediamo i parchi sottopagati, il ministero che non gliene frega assolutamente niente dei parchi, pur dovendo dipendere. Il fatto che nella legge quadro ci doveva stare il sistema dei parchi, in America c'è il National Park Service, che è un'istituzione che raccoglie, qua si doveva fare, stava nella legge, non è stato fatto, perché significa mandare tutti i parchi nazionali alla loro sorte. Ecco, allora, in una situazione di questo genere, non so, cioè, ti dici, sono in trincea oggi, come ero in trincea 50 anni fa, ho vinto in parte, ma le cose veramente importanti si sono perse, non sono state fatte, alcune importantissime sono state fatte, ma tante no, e probabilmente molte importanti davvero si stanno ancora compromettendo, anche perché faccio un inciso, la logica, e qui parlo da storico dell'economia, dominante oggi, a differenza di 50 anni fa, è la logica neoliberista, il privato al centro di tutto, la concorrenza economica al centro di tutto, tutto il resto in secondo piano, il bene pubblico, gli interessi collettivi, eccetera. I parchi sono bene collettivo, democratico, gestito, cioè gli puoi dare tutte le connotazioni, però sono qualcosa che la collettività gestisce per il presente e per il futuro, e questo sta fuori dalla logica neoliberista. Questo significa che è un pericolo mortale per i parchi. E questa è una cosa che a me, con gli anni che diciamo mi volevo sedere, e invece sto ancora qua a fare la battaglia, come ti posso dire. Però io l'ho detto sulla tua domanda nello specifico, forse Carlo Alberto, Giuseppe, altri possono rispondere meglio di me. Il problema è troppo importante per essere affrontato adesso alla fine. Chiedo a Ciacconi, perché come comune di Pescasseroli con la nuova gestione non organizza un convegno, come se ne faceva, su questo, che darebbe centralità a Pescasseroli sul ruolo, per il ruolo storico che ha avuto, per riproporre questo ruolo storico, un grosso convegno sul ruolo oggi delle aree protette, in particolare dei parchi. Posso dire, fuori dalle convenzioni diplomatiche, nel senso, è un convegno politico, non tecnico. Apriamo il dibattito, ai presenti. Io credo, questa proposta che hai fatto tu, che debba essere raccolta però, come dire, dalla comunità del parco, dove ci sono tutti i sindaci, perché penso che solo, cioè forse la novità più positiva della 394 credo che sia stata proprio quella di aver creato questa comunità all'interno del parco, che ha come dire, un valore di discussione, di concertazione, e penso che proprio la comunità del parco debba organizzare un convegno politico. Proprio se intanto anche di analisi e riflessioni sulla 394, no? Perché sono passati 30 anni e quindi per vedere anche come i sindaci hanno subito oppure sono riusciti a far passare alcune cose. Posso dirti una cosa, Ciccone? La tua è una risposta istituzionale. Hai perso il ruolo rivoluzionario che avevi. Oggi è inutile tornare a questa situazione. Mi rendo conto che tu devi rispondere così. Però se oggi a Pescasseroli si proponesse un dibattito, una riflessione e un dibattito sul ruolo dei parchi, senza andare a cercare questo e quell'altro, il sindaco viene se interessato, se vuole. L'importante è che esca qualcosa, che esca una critica, un attacco, una proposta. Torniamo a quello spirito. Da parte mia mi impegno anche su questa cosa. Ho detto quello della comunità del parco perché invece pensavo, sì, il comune di Pescasseroli che è istituzione, che rappresenta lo Stato anche, però questo secondo me dove
diciamo, la cosa l'ho deviata sulla comunità del parco, perché a mio avviso sarebbero stati partiti a organizzare una cosa del genere. Il problema è che non esistono più i partiti, questa è anche una grave mancanza, perché io me la ricordo, ero giovane quando si parlava della 394, ma ancora prima, perché questo Luigi non l'ha detto, forse molte cose sono uscite da qui, però molti compromessi sono venuti da Roma, sono venuti da altre stanze, insomma, e non si è riuscito a fare in tempi brevi, proprio perché vi erano queste necessità di compromesso o di limitare anche quelle cose che dicevi. Comunque raccolgo la proposta di Carlo Alberto e ne discuteremo anche. Sì, naturalmente Pescasseroli è il paese più importante del parco, e devo dire anche che purtroppo adesso non è neanche tanto rappresentato all'interno del parco. Chi vuole intervenire? Scusa. Primo, Domenico, primo, lui, poi... Una cosa, ci sono un po' di copie del libro al modico prezzo di copertina di 10 euro. Quindi a chi interessano le ho portate, stanno qua. Buonasera a tutti. Io sono un vecchissimo urbanista. Può stare davanti alle casse. Non stare davanti alle casse. Quindi dove sto? Qua? Ok. Io sono un vecchissimo urbanista, poi ci ho rinunciato, degli anni 70, ed ero in team allora con Fulco Pratesi. Quello che Scusi, sto... il nome? Maurizio Guaitoli. Quello che sto vedendo qui mi genera molte perplessità. Negli anni 70, pensate quanto tempo fa, noi già ragionavamo con modelli che venivano dall'America in maniera sistemica, con modelli territoriali. Oggi che ci stanno i big data, ci stanno degli applicativi enormi, ci stanno le università d'architettura e di urbanistica che hanno sviluppato strumenti incredibili, io non me li ritrovo qui. Adesso, no? Vedo tantissima cultura letteraria, ho preso un sacco d'appunti perché non ne sapevo praticamente niente, ma individuo un vuoto enorme. Dove sta la cultura scientifico-urbanistica che è stata prodotta da 50 anni a questa parte? Qui dentro non la vedo, e forse è caso di ripensarci. Grazie. Domenico Neri. Intanto se qualcun altro alza la mano che vuol parlare. No, mi avete stimolato con gli ultimi interventi, perché nello specifico Ceccone ha posto un problema che riguarda l'atto amministrazione, che riguarda in genere le amministrazioni. Le amministrazioni o i rappresentanti delle amministrazioni, purtroppo, all'interno degli enti parco sono figli di ognuno. Nel senso che per via della turnazione, per carità, e per esigenza democratica, praticamente non fanno in tempo a insediarsi perché subito devono andare a casa, perché voi sapete che con una norma, peraltro voluta da noi, dalla sinistra, introdotta nel 98, la 426 se non vado male, è stato stabilito che nel momento in cui il rappresentante del comune perde la carica politica, cessa anche di essere rappresentato all'interno del parco. E questo è capitato che prima c'erano le prorogazioni. Secondo me basterebbe introdurre una semplice correzione a quella cosa, perché cosa succede? Succede che fino a quando adesso il Consiglio del Parco dovrà essere reintegrato, perché sia a Pescasseroli che a Gioia De Marzi si è votato, sono cambiate le amministrazioni, ma anche se non fossero cambiate le amministrazioni ci sarebbe stata la decadenza del rappresentante, e quindi dovranno essere sostituiti due consiglieri. Voi sapete, Alberto lo sa meglio di noi, che da quando la comunità del parco designa a quando di fatto il ministro ratifica, perché il ministro non ha dei tempi, fa come cavolo gli pare, e questo non va bene. Anzi, in un caso successe a me, ad Alberto, Matteoli non ratificò. Possono anche fare così, ok? Fino a quando non passano dei tempi.
spesso avviene che nel momento in cui il consigliere viene insediato finalmente nel consiglio è arrivato alla fine della scadenza del mandato, e questo fa sì che viene meno il ruolo fondamentale, almeno per quanto riguarda i rappresentanti, no? Che erano 5, adesso sono 4 all'interno del consiglio. Basterebbe stabilire, non riandare alla vecchia norma che magari stabiliva delle prerogative sbagliate, enormi, ma stabilire che fino a quando la comunità del parco, perché quello vuole la legge, fino a quando la comunità del parco non sostituisce, affidiamo alla comunità del parco il potere di sostituire, ma poi deve essere immediato, dovremmo trovare qualcosa. Ma ahimè, io temo che sia vero purtroppo quello che dice Cecconi, la tendenza in generale, e se andrà a vincere la destra sarà anche meglio, credo che ci porterà ad una riduzione ulteriore dei rappresentanti degli enti locali all'interno degli enti parco, e alla sostituzione con altri rappresentanti, adesso il termine tecnico inglese non mi viene bene, ma Alberto lo conosce meglio di me, ma ci siamo per noi, ma ci avvertiamo a te. Perché tutte le cose che sono state dette, voglio dirle in due parole, tutte le cose che sono state dette, quelle che non sono state dette, ma io insomma sono un po' testimone dell'epoca, vanno a dire che cosa? Che c'è stato anche un ruolo della politica, un ruolo delle amministrazioni locali nella crescita della coscienza ambientale delle popolazioni dell'Alta Valesa, che sono, comunque sono, il presidio del territorio. Questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Stiamo attenti, perché se ricostituiamo quelle incomprensioni e il rischio c'è, di cui si è parlato, no? Degli anni 50, degli anni 60, quando sembrava che il mondo fosse o della tutela assoluta o della speculazione assoluta, e alla fine non si facevano gli interessi né degli uni né degli altri, e non ci si parlava e si litigava anche fra persone che la pensavano allo stesso modo. C'ero anch'io in qualche riunione, avete ricordato, sapete, con i fratelli d'Italia, anche se ero bambino, i primi passi, quegli incontri con Tassi, poi se li dico con Tassi, io mi ricordo anche degli interventi di Carlo Alberto all'interno della, allora delle, vogliamo riandare a quell'epoca? Credo che no, avremmo torto a tutti i personaggi che avete detto, a tanti sacrifici che sono stati fatti e anche a tante cose che sono state pagate dalle nostre popolazioni, non dimentichiamo, dalle nostre popolazioni. Ora, non l'hanno fatto i pescasseronesi in parte, avete detto prima, io dico sono pescasseronese, ma Sipari, ricordate che era nato ad Arvino, ma era Pescasseroni il fondatore del parco, ma l'hanno fatto le popolazioni del parco insieme alle persone illuminate dell'epoca? Io credo di sì. Cioè, se ci sono, scusate, non dobbiamo mai dimenticarlo, lo dicevo anche agli vari responsabili del parco, se ci sono le foreste vetuste che hanno 500 anni, beh, il parco ce ne ha 100 di anni, scusate, un fatto anche matematico, qualche merito, i nostri avi, pastori, boscaioli, ce la faranno o no? E di conseguenza i loro rappresentanti. Allora, non scherziamo, il rapporto deve essere, deve continuare a essere, come dire, vero, e le popolazioni devono poter contare all'interno del parco attraverso i loro rappresentanti istituzionali. Buonasera. Il nome? Diego, si sente? Si sente adesso? Sì. Sono Diego Cutini, sono il vice sindaco di Pescasseroni. Buonasera a tutti, grazie per l'esposizione storica che ci ha dato il dottor Piccioni e qualche riferimento anche del dottor Graziano. Ecco, io invece quello che volevo dire sono pochissime cose, molto brevi e concise. Quello che manca e quello che mi ha colpito, e credo che sia ancora attuale, è la mancanza di politica nei parchi, la mancanza nei consigli di amministrazione. Cioè, è vero che sono parchi partecipati, però di fatto la classe dirigente che li amministra a volte non ha tutte le competenze per gestire processi complessi che stanno all'interno di un'area protetta. E quindi la forza della politica e delle amministrazioni locali deve essere proprio questa, quella di individuare persone che abbiano quelle capacità e una visione futura, perché quello che sento dire è parco, il parco, il parco, però il nuovo modello non esce da nessuna parte.
Il nuovo modello è questo: noi con la nostra amministrazione ci stiamo provando a istituire la prima green community in queste zone e troviamo notevoli difficoltà nel raccordarci con gli altri comuni. Cioè, questo è il modello innovativo della gestione dei parchi, è proprio questo, quindi portare avanti un discorso sì che guarda al passato ma che abbia innovazione al suo interno. Questo tipo di innovazione può portare appunto a riportare i parchi a quella centralità di cui parlava il dottor Piccioni, con dei modelli innovativi di gestione della natura che abbiano al suo interno sia lo sviluppo che la conservazione, ma non la mera conservazione di una volta, una conservazione che deve essere a volte anche fruibile con determinate regole e quindi sviluppare anche sul territorio un impatto economico positivo. Questo credo che sia il discorso da fare nei prossimi anni, cioè questi parchi debbono avere un nuovo modello con una nuova classe dirigente che venga appunto gestiti, non gestiti dai privati o dagli stakeholder che portano interessi che sono molto diversi da quelli che sono della conservazione e dello sviluppo delle nostre zone. Ovviamente i parchi, come dicevate prima, hanno anche questo compito, quello di sviluppare le aree interne, da cui possono partire, credo, dei modelli che possono essere replicati in tutta Italia, cioè quindi la stessa legge sulla montagna che teniamo lì abbandonata, la 97-94, che teniamo lì accantonata, credo che da lì bisogna ripartire e inserirla all'interno della 394 nelle successive modifiche, cioè già ci sono delle correlazioni. Quindi questi sono i temi, credo, che nei prossimi anni dovremo trattare. Grazie. Grazie, voglio dare subito fare un'osservazione riguardo a quanto ha detto il vice sindaco. Allora, uno dei temi che mi piacerebbe, mi sarebbe piaciuto a me, è quello del rapporto valle, città, personaggi, anfibi, eccetera. Ma l'altro è questo, e questo però l'ho già trattato ampiamente, mi piacerebbe ancora trattarlo di più, e qualche cosa come Società della Storia della Fauna stiamo per fare. Allora, quello che lei ha detto, l'ha detto in termini di grande novità, dobbiamo fare delle cose. Quello che lo storico può dare e quello che io mi sento di poter dare e ho cercato di dare con alcune cose che stanno nel libro, altre cose che ho scritto, eccetera, è anche il fatto che molte cose non sono del tutto nuove, ma sono ricorrenti, ci sono state più volte nella storia. Allora, quando si fa il discorso riguardante lo sviluppo locale, poi ci sono tanti modi di decantare lo sviluppo, ci sono tante modalità, tanti modelli, eccetera, qui quel nesso tra tutela e sviluppo è stato spesso presente in questi 100 anni, in modi diversi, perché è cambiata l'economia, è cambiata la società, sono cambiati i soggetti, sono successe cose diverse nei paesi della valle a livello nazionale, ma è stato molto presente. E se c'è un ruolo lo storico è dire: andiamo a vedere quando e cosa è successo. Io faccio 3 citazioni. Uno, Sipari, ve l'ho detto, Sipari non lo diceva, non, cioè ne parla nelle sue lettere, ma nelle pubblicazioni non lo diceva. Io faccio il parco perché voglio tutelare l'orso, perché voglio tutelare il bosco, eccetera, ma per me la priorità è lo sviluppo della valle. Questo pensava Sipari. E fece delle cose, cioè provò a fare delle cose. Allora i soldi erano pochi, il turismo non c'era, però provò a fare delle cose. Questa cosa già c'era nei modi degli anni 20. Secondo esempio, pochissimo noto, io sono uno di quelli che lo sta scavando da anni, lo sta tirando fuori e spero di, come Società Italiana di Storia della Fauna, di riuscire entro fine anno a pubblicare la ristampa con 2 introduzioni nuove, forse anche 3, del piano di riassetto di Italia Nostra del Parco del 1968. Qui lo dico in un attimo. Italia Nostra dal 63 in poi si batté per la salvezza del parco in maniera molto intelligente. Era un gruppetto di ragazzi che non sapeva niente di parco, scoprirono che al parco d'Abruzzo c'erano dei problemi e dissero: ok, per questo dicevo la strategicità del parco d'Abruzzo, dissero: imbastiamo attorno alla salvezza, alla rinascita del parco d'Abruzzo una grande battaglia parlamentare,
e fecero una cosa, fecero un piano di riassetto urbanistico ed economico senza che nessuno gliel'avesse commissionato, cioè pagarono di tasca loro. Era un gruppo qualificatissimo di tecnici, il coordinatore era Fulco Pratesi, ci stava Franco Tassi dentro, e il piano, l'idea del piano di riassetto era, non era veniamo con Italia Nostra e poniamo i vincoli, l'idea era questa. C'è un modello economico che tira in questo momento, che è devastante dal punto di vista ambientale, noi facciamo tutta una serie di proposte urbanistiche, economiche, concrete, in maniera tale che quel modello venga sostituito da un altro modello che abbia altrettanta redditività, ma non, allora non esisteva l'espressione turismo, cioè l'espressione sviluppo sostenibile, tutta questa roba non c'era, però l'idea di quel piano era questa: facciamo un'analisi territoriale secca, precisa, economica, urbanistica, e facciamo delle proposte che sostituiscano, che propongano alla popolazione locale un modello per guadagnare le stesse cose senza devastare, non solo, ma per dire, per guadagnarle con l'iniziativa locale, non con quelli di Roma che arrivano, ci fanno lavorare per 2 anni come edile e poi ti buttano via, dicono che tu te ne vai a Milano, ma favorendo le cooperative locali, favorendo l'imprenditoria locale. Secondo, questo è il secondo caso, quel piano di riassetto, pur non nel linguaggio di oggi, lo sviluppo sostenibile, cioè era un'idea di questo tipo, facciamo un'economia diversa che salvaguarda l'ambiente e parte dall'ambiente per creare ricchezza. Perché? Perché la tutela in posti come questo, fatta solo di vincoli, è impensabile. Questo stava scritto nel piano di riassetto di Italia Nostra e noi speriamo di ripubblicarlo entro fine anno, perché è un documento storico. Terzo esempio, sul quale io ho fatto un po' di ricerca, spero di riuscire a far venire fuori qualche cosa, è il caso di Civitella Alfedena. Civitella Alfedena si mise lì alla metà degli anni 70 e puntò su quello. Disse, la tutela, vabbè, gli andò bene. E si dice, è un paese che ha dei problemi enormi, non c'ha niente praticamente, vediamo se puntando sull'ambiente come motore di sviluppo noi riusciamo a far a Civitella tutti i limiti che vogliamo, ma la gente è rientrata, le attività sono partite. E è stato un modo quello da parte degli amministratori, possiamo dare, io vedo Ceccone che dissente, però gli amministratori hanno detto questa è la sfida. Non lo sto dissentendo totalmente, però ecco, lì sono stati a quel punto gli amministratori che hanno detto questa è la sfida, vediamo se riusciamo a farla funzionare. Era una sfida in cui c'era dentro tutela e sviluppo contemporaneamente. Ecco, quando allora, se io posso dare un contributo come storico è dire, se state facendo oggi 2022 ragionamenti di questo tipo, andiamo a vedere quando e come, per quali motivi questi ragionamenti sono stati già fatti e quando nei limiti del possibile sono stati anche applicati. Questo è un modo, credo e spero, anche per fare meglio le cose, e questo è un contributo che io da studioso mi sento contento di dare, perché mi pare che sia un modo di dare un contributo poi sia alla tutela che allo sviluppo, diciamo. Mi permetto, mi permetto di intervenire un attimo sulle parole che mi sembrano fondamentali di Diego Cutini, vice sindaco. Lui parla di nuovo modello con nuova classe dirigente, parla di sviluppo delle aree interne a cui il parco, i parchi eccetera possono dare un contributo enorme. Sono d'accordo, e sono d'accordo questa necessità di arrivare, poi bisogna vedere come, a un nuovo modello con una nuova classe dirigente. E sono d'accordo, dopo aver riflettuto sulla situazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini dopo il terremoto 2016-2017, il terremoto dell'Italia centrale, che ha distrutto i paesi del Parco Nazionale dei Sibillini e del Parco del Gran Sasso, soprattutto il fronte della Laga.
nel dibattito sulla ricostruzione, sulla rinascita, non è uscito mai il discorso sul ruolo dei parchi. Due territori di parco, cratere del terremoto, non si è mai discusso del ruolo che possono avere i parchi. Perché? Ce lo dobbiamo chiedere. Perché? Pur con tutte queste considerazioni che abbiamo fatto, di cui siamo tutti convinti, è fatto fondamentale. Ma perché? Perché oggi non si rivedono i territori, soprattutto quelli che hanno bisogno di andare avanti, non si rivedono in un modello parco. Perché oggi non funziona più il modello di gestione del parco. Lo vediamo quotidianamente, lo vediamo quotidianamente. A cosa dobbiamo cambiare? Faccio anche riferimento a quello che diceva Domenico Neri. Per modernizzarlo non possiamo più continuare a dire i nostri genitori per secoli hanno tutelato questo territorio perché ci sono le foreste vetuste. È vero, verissimo, ma questo non significa nulla. Ma come noi riusciamo oggi e domani a tutelare? Questo è il problema. Io sono convinto che la gestione dell'ente oggi, così come disegnata dalla legge quadro, non funziona più. Non funziona più, lo vediamo oggi anche in questo parco. Non può funzionare più, non può essere un modello. Se il parco deve essere modello per tutto il territorio interno, per tutta la montagna, per tutti i boschi, non può essere questo modello, perché nessuno lo vuole. Non può essere un soggetto che soggetti che vengono da fuori a gestire questo territorio. Finora è andata la cosa, sono stati 100 anni straordinari, oggi non funziona più. E allora dobbiamo chiederci qual è il modello, che deve, non può non essere un modello democratico, ma siamo oggi all'altezza, richiamando principi democratici, di gestire territori così delicati e di essere esempio per il resto del territorio? E questa è la sfida che io voglio lanciare a Pescasseroli. Anche gli interventi che avete fatto possono essere particolarmente significativi. Se abbiamo il coraggio di andare avanti, se riteniamo che non siamo oggi adeguati e dobbiamo trovare il modo per diventare adeguati a gestire questo territorio, a superare certi interessi localistici, certi interessi economici che sono forti, a cui le istituzioni sanno far fronte quando il Ministero non c'è, quando la Regione non c'è. I problemi sono delicatissimi, però vanno affrontati con chiarezza e con forza, richiamando la rivoluzione di Cecco. Ci sono altri interventi? Io allora, se non ci sono altri interventi, io vorrei ringraziare moltissimo Luigi, ci ha fatto una lezione da maestro, ed è la conferma che questo libro che potete acquistare non è una semplice raccolta di scritti, ma è un libro sul parco, sui parchi, per farci capire oggi che cosa sono i parchi. Vi ringrazio.